Il sole conobbe il suo tramonto e Nilo rese lo spirito a Dio. E in quel giorno venne a mancare la luce sulla terra e la lucerna agli occhi dei veggenti. Quivi, presso il suo sepolcro, rimanemmo intenti al lavoro faticoso per adattare quel luogo sprovvisto di tutto, faticando con ogni pazienza per guadagnarci il pane quotidiano, sia quello spirituale che quello corporale. Così San Bartolomeo il 26 settembre del 1004 narra la morte del suo maestro e la promessa dell'edificazione di un monastero nel luogo che lo stesso San Nilo aveva scelto. Le cronache narrano che le spoglie mortali del santo e poi quelle del suo successore San Bartolomeo furono collocate all'interno del monastero dentro una preziosa urna d'argento, ma dopo 400 anni, agli inizi del XV secolo, se ne persero le tracce. Nel 2004, esattamente 1000 anni dopo la morte del santo, un gruppo di ricercatori e speleologi dell'Associazione ASSO e del Centro Ricerche Sotterranee Egeria di Roma intraprende una campagna di ricerche nei sotterranei dell'abbazia allo scopo di esplorare e documentare questi ambienti nascosti e cercare forse di risolvere definitivamente il mistero di San Nilo. Le fonti riportano che nelle vicinanze di Roma, nel territorio di Tusculum, luogo che San Nilo scelse per fondare l'abbazia, vi erano notevoli rovine di una villa romana, tra cui una piccola costruzione in opus quadratum convertita in oratorio cristiano dal V secolo. La presenza delle inferriate originali del periodo romano alle finestre aveva generato la denominazione latina di Cripta Ferrata, da cui deriva il toponimo dell'odierna località di Grotta Ferrata, cittadina dello splendido territorio dei Castelli Romani. Edificato contiguamente alla preesistente cripta, impiegando in buona parte quanto rimaneva dell'antica villa romana, l'edificio sacro è in stile romanico, a 3 navate scandite da 8 colonne marmoree romane. L'ingresso è preceduto dall'atrio e dal nartece e il portale è impreziosito da stipiti di marmo scolpiti. Completata con opere d'arte e arredi liturgici, la chiesa fu consacrata da Papa Giovanni XIX nel 1024. Ma nel corso dei secoli l'edificazione dell'abbazia di San Nilo ebbe una storia tormentata e caratterizzata da continui danneggiamenti e rifacimenti. Le occupazioni di Federico II, gli assalti dei soldati bretoni e guasconi durante lo scisma dell'antipapa Clemente VII, le guerre civili con le popolazioni limitrofe, l'attacco da parte delle truppe del re Ladislao venuto a fare guerra al pontefice, le depredazioni ad opera di briganti e truppe mercenarie, nonché i continui accampamenti forzati di migliaia di soldati, costrinsero nel corso del XV secolo il cardinale Giuliano della Rovere, futuro papa Giulio II, alla fortificazione del complesso abbaziale mediante la costruzione di mura e torri di difesa, definendo una struttura architettonica che è visibile ancora oggi. Ma anche negli anni successivi la storia di San Nilo continua ad essere caratterizzata da invasioni e danneggiamenti.
dalle truppe francesi che tentano di cacciare i monaci dall'abbazia nel corso del XVIII secolo, fino al bombardamento nel corso della Seconda Guerra Mondiale che lasciò miracolosamente intatta l'abbazia e di cui oggi ancora rimangono alcune tracce nelle schegge di bombe che si conficcarono all'interno di alcuni antichi testi della biblioteca, oggi monumento nazionale. Ma se sono ben conosciute e visibili le modifiche e le trasformazioni avvenute al complesso architettonico nel corso dei suoi 1000 anni di storia, scarsa è la documentazione sulle estese strutture sotterranee dell'abbazia. La ricerca viene quindi affrontata suddividendo il monastero in diverse zone di indagine, con più squadre per l'esplorazione e il rilievo topografico che partiranno dagli accessi e dai sotterranei già noti per proseguire ed eventualmente scoprire altre cavità ad oggi ancora non rilevate. Anche se lo scopo principale del lavoro di ricerca è quello della documentazione e mappatura dettagliata dei sotterranei dell'abbazia, in tutti i componenti del gruppo di esplorazione rimane presente un sottile desiderio di scoprire se in qualche anfratto nascosto o dimenticato vi sia ancora celata l'urna d'argento con le spoglie dei santi fondatori. La prima zona di indagine è proprio quella relativa alla cripta ferrata, nucleo originario dell'abbazia e da cui, tramite una pesante botola in pietra, si accede all'ambiente sotterraneo sottostante. Dentro due nicchie nella parete sono disposte decine di piccole casse contenenti i resti dei monaci, quasi tutte con una targhetta di identificazione. Sul pavimento sono poggiate tre bare, di cui una estremamente deteriorata, su cui non è presente nessuna iscrizione o targa che ne permetta l'identificazione. Non resta a questo punto che eseguire il rilievo topografico dell'ambiente sotterraneo e organizzare una successiva esplorazione con il supporto di un medico legale che possa aiutare i ricercatori nell'identificazione dello scheletro. Si decide di proseguire con l'esplorazione degli antichi sotterranei del Nartece che, sostituito da un nuovo avancorpo fungente da facciata nel 1845, fu ripristinato con le fattezze originali nel secolo scorso. L'ambiente consta di una sala a volta, intervallata da muri di sostegno e circondata da cavità, e di un'intercapedine che attorni alla chiesa, oltre a strutture precedenti la cui funzione non è più riconoscibile. All'interno si accede in ambienti secondari, in cui si trovano numerose ossa collocate qui dopo la soppressione del cimitero, originariamente situato dove ora è il piazzale. Sono inoltre presenti una lapide e tre sarcofagi in cemento. Data la presenza di alcune piccole fessure sui lati dei sarcofagi, mediante l'ausilio di una sonda munita di microcamera, i ricercatori effettuano un'analisi visiva del contenuto, che conferma però semplicemente la presenza di scheletri all'interno. A questo punto, su indicazione di padre Emiliano Fabbricatore, archimandrita del monastero e più alta carica ecclesiastica dell'abbazia,
il gruppo affronta la ricognizione approfondita del criptoportico romano e l'esplorazione della cinta muraria esterna, dove si ipotizza siano ancora visibili i resti di alcune strutture della villa romana, oggi inglobate all'interno della struttura medioevale del castello. Scendendo dal piazzale interno dell'abbazia verso la fiancata sud-ovest, si giunge ai cosiddetti doppi ambulacri del criptoportico, due gallerie parallele risalenti al primo secolo a.C. che forse ebbero un'originaria funzione di cisterne. La loro misura è notevole, 90 metri di lunghezza per 2 di larghezza. Ora appaiono quasi completamente ostruite, ma è ancora visibile in alcune aree la traccia di opus reticulatum. Sono le poche tracce rimaste di un'antica villa romana sulla quale fu edificata l'abbazia, riutilizzando, come era consueto in quei tempi, i materiali per l'edificazione del nuovo complesso. Sopra questa villa andata perduta e di cui purtroppo non sappiamo nulla, i monaci avrebbero dunque edificato la loro nuova struttura architettonica, dove, dedicandosi nel corso dei secoli alle attività di copiatura, miniatura, composizione di testi sacri e restauro di antiche scritture, hanno creato la loro preziosa biblioteca. Fondamentale nella nostra regola è tanto il lavoro manuale, che rafforza il corpo, quanto la preghiera in comune, che rinfranca lo spirito e scandisce le ore del giorno, così come lo studio e la trascrizione delle sacre scritture, che illuminano la mente. Sotto la guida di Nilo, noi monaci divenimmo contadini, copiatori di codici e innografi. Profondamente immersi nella romanità del luogo, salvammo la lingua ellenica perché divenisse nuovo principio per la cultura a venire. Nella biblioteca più antica si trovano almeno 50.000 volumi, tra preziosi manoscritti di San Nilo e dei primi monaci, codici greci, testi in latino, incunaboli e libri stampati di argomento ecclesiastico e storico-umanistico. Nel 1931 fu avviato un importante laboratorio di restauro del libro antico, nel quale, oltre ai rari codici della biblioteca, vennero sottoposti a un complesso intervento gli oltre 1.000 fogli del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci, contenenti i suoi studi geometrici, disegni di macchine e annotazioni. Dal 1966, per alcuni anni, i monaci prestarono le cure a molti volumi danneggiati dall'alluvione di Firenze. Tra l'altro l'abbazia possedeva dal 1888 una sua tipografia ora in disuso e nel primo decennio del 1900 fu fondata una scuola tipografica italo-orientale che ha pubblicato preziose edizioni di libri liturgici delle chiese orientali. Proseguendo verso il lato nord-ovest, lungo le mura rinascimentali, si arriva ad una cavità arcuata alta circa 2 metri per 1 di larghezza. La superficie dell'arco è incrostata da resti di affreschi ormai illeggibili e la vegetazione invade l'ingresso, che è protetto da una grata. L'accesso non è facile, ma superato il primo sbarramento si entra in una lunga galleria con nicchie simmetriche nelle pareti. Data la presenza di un cunicolo idraulico, viene formulata una prima suggestiva ipotesi di ninfeo per questo ipogeo. Un'analisi più accurata porterà in seguito ad accantonare questa teoria, anche se i ricercatori decidono di mantenere la definizione nel proseguimento degli studi. Sulla destra è ancora ben visibile una piccola nicchia profonda 90 cm che riproduce in scala ridotta le 7 cornici concentriche della galleria principale.
Da qui la galleria prosegue per poi curvare verso destra, ma dopo circa 20 metri termina in un crollo che ne impedisce ogni ulteriore esplorazione. Questo è un acquedotto che è interrato, l'abbiamo scavato per un pezzo, quindi là non prosegue. Si vede che non è un crollo, ma è roba buttata da sopra. Sì, perché quindi... si è bucato un pullman con la ruota là. Allora la sovrintendenza dice no, lo copriamo qua. Dai primi rilievi topografici, questa galleria sembra proseguire verso gli ipogei del palazzo abbaziale, suggerendo l'ipotesi che questa cavità che abbiamo definito ninfeo fosse un accesso sotterraneo all'abbazia fortificata da cui si poteva entrare provenendo dalla sottostante Valle Marciana. L'ipotesi dell'esistenza di questo ingresso nascosto dovrà essere verificata dalla successiva ricognizione degli ipogei del palazzo abbaziale, cui si accede dal grande portone visibile sul lato sinistro dell'arco fortificato d'ingresso. Fino a non molti anni fa, i monaci di San Nilo producevano e vendevano un ottimo vino e avevano riutilizzato alcuni locali semisotterranei del palazzo abbaziale come cantine. Percorrendoli si può arrivare a due ulteriori strutture sotterranee, le originali cantine e un ipogeo in cui si scende attraverso una botola. Le cantine si estendono ramificate sotto il palazzo. Alcuni ambienti sono rivestiti in muratura e forse si congiungevano con altre strutture sotterranee, ma le numerose frane non permettono indagini complete. La zona ipogea ha un lato scavato nel tufo e il lato opposto costituito dalle mura perimetrali del palazzo abbaziale, un tempo residenza dei cardinali commendatari e oggi sede del museo. Un portale a ovest di questa prima piccola sala conduce a un'ampia gradinata discendente il cui marmo deriva probabilmente dalla villa romana. Al termine della gradinata si intuisce una galleria impraticabile a causa della frana del piazzale e del conseguente riempimento della voragine con materiali vari e cemento al fine di rinforzarne la pavimentazione. Dai rilievi effettuati può scaturire l'ipotesi della congiunzione dei sotterranei del palazzo abbaziale con l'ipogeo definito ninfeo, confermando quindi l'esistenza di un ingresso nascosto. Estremamente interessante è anche la scoperta di un condotto sotterraneo che risulta dopo un breve tratto interrato e non transitabile, il cui orientamento porta in direzione dell'altare maggiore della chiesa. Una squadra di ricerca decide a questo punto di entrare nella chiesa ed effettuare un'accurata ricognizione mediante battitura leggera del pavimento per rilevare eventuali vuoti e botole nascoste dai fregi decorativi della pavimentazione. Nel frattempo, in presenza del medico legale, viene riaperta la botola di accesso al sotterraneo della cripta ferrata. E mentre un ricercatore collabora con l'esperto nell'analisi dello scheletro, un altro gruppo si accinge a inventariare tutti i nomi e le date presenti sulle piccole bare a seguito di una specifica richiesta di padre Emiliano. Il rito bizantino-italo-greco dell'abbazia, che è sempre stata legata alla Chiesa di Roma anche dopo lo scisma, è quello proprio della Chiesa di Bisanzio, l'antica Costantinopoli. Nel IX secolo tale rito assunse una fisionomia sempre più monastica e orientale e venne messa in risalto la poesia liturgica suggestionata dalla liturgia di Gerusalemme, giungendo nel XIV secolo alla fusione nel rito bizantino che è tradizione ancora oggi.
Nell'abbazia di Grottaferrata, punto d'incontro tra Oriente e Occidente, si segue il rito bizantino in una versione più antica, secondo il Tipikon, il libro che regola giorno per giorno le celebrazioni liturgiche. Nilo attraversò gloriosamente la difficile soglia dell'anno 1000. Mentre gli uomini erano annichiliti da paure apocalittiche come l'imminente fine del mondo e il giudizio universale, egli pensava a costruire una casa da lasciare in eredità ai suoi monaci, affinché in questo devoto incontro d'anime si perpetuasse il suo exemplum e si realizzassero giuste imprese nel suo nome. Il paziente lavoro di battitura del pavimento della chiesa, eseguito minuziosamente da una delle squadre dei ricercatori, ha finalmente dato i suoi frutti. Proprio sotto il coro centrale viene scoperta una botola celata da una decorazione del pavimento, da cui discende un pozzo verticale. La discesa nel pozzo, di circa 8 metri di profondità, rivela la presenza di due opposti cunicoli. Uno verso l'esterno, purtroppo interrato dopo un breve tratto, e un altro in direzione dell'adiacente cappella farnesiana. Un'altra esplorazione, iniziata da una piccola apertura nell'intercapedine esterna a destra della chiesa, aveva già condotto una squadra di ricercatori negli ambienti sottostanti la cappella farnesiana, dove a questo punto si decide di concentrare l'ultima fase delle ricerche. Nel 999 Ottone III si recò a visitare San Nilo durante un pellegrinaggio. Prima di ripartire disse al Beato queste esatte parole: «Chiedimi, come a tuo figlio, tutto ciò che vuoi, ed io con tutto il cuore te lo darò». San Nilo rispose: «Nient'altro chiedo alla tua maestà, se non la salvezza dell'anima tua, poiché pur essendo imperatore, anche tu devi morire come tutti gli uomini e rendere conto a Dio di tutte le tue opere cattive e buone». L'imperatore scoppiò a piangere, poi, toltasi la corona, la pose nelle mani del Beato e si avviò con il suo seguito. Sul lato destro della cappella, attraverso una botola della pavimentazione, si accede a tre ambienti a volta collegati tra loro da cunicoli che ebbero evidente funzione di ossario. È in questo sacrario, inizialmente dedicato ai santi Adriano e Natalia e successivamente intitolato a San Nilo e San Bartolomeo, che venivano sepolti anticamente i monaci dell'abbazia. E fu qui, probabilmente, che trovarono la loro prima sepoltura anche i due santi fondatori, Nilo e Bartolomeo. Ne è una prova l'ampliamento che nel XVI secolo fece operare la famiglia Farnese, incaricando il Domenichino di affrescarvi episodi della vita del santo e Annibale Carracci di dipingere una tela per il nuovo altare, spostato per evitare che i fedeli camminassero sopra le tradizionali sepolture dei due santi. Al
Alle cripte sotterranee si accede anche attraverso una serie di cunicoli, alcuni dei quali di tipo idraulico e risalenti alla preesistente villa romana, che probabilmente furono percorsi dai monaci di Monte Cassino quando, nel 1575, ispezionarono ogni meandro del monastero e della chiesa alla ricerca delle sacre reliquie dei due santi. Oggi, come allora, all'interno di una camera della cripta sono presenti una certa quantità di ossa dei monaci, ma non vi è nessuna traccia o indizio della preziosa e tanto cercata urna d'argento con le reliquie dei santi. Quindi, a distanza di un millennio, nonostante 6 mesi di ricerche approfondite, non è stato possibile ritrovare le sacre reliquie di San Nilo e San Bartolomeo, ancora oggi perdute. Ma il paziente lavoro realizzato dagli speleologi e dai ricercatori ha prodotto uno studio approfondito e una dettagliata mappatura di tutti gli ambienti sotterranei dell'abbazia, confermando l'esistenza di un complesso sistema ipogeo che permetteva, in epoca antica, quando non erano ancora avvenuti i crolli e gli interramenti volontari, di percorrere sottoterra gran parte della struttura architettonica. In particolar modo, la scoperta dell'ingresso nascosto del Ninfeo rivela che era possibile accedere da questo ambiente e, mediante dei camminamenti sotterranei che transitavano anche per i locali delle cantine, arrivare fino all'altare maggiore e forse addirittura alle cripte della cappella farnesiana. Ma per l'ambizioso obiettivo di ricerca dell'urna d'argento contenente le spoglie dei santi fondatori, i ricercatori si ritrovano alla fine con le stesse ipotesi da cui erano partiti. Le spoglie furono trafugate e se ne sono perse irrimediabilmente le tracce. A causa delle continue invasioni e saccheggi, le spoglie furono nascoste dagli stessi confratelli in un luogo sicuro di cui poi si è persa la memoria. La preziosa urna d'argento fu trafugata da profanatori che tolsero le spoglie, gettandole nella sepoltura comune dell'ossario della cappella farnesiana. Oppure le spoglie di San Nilo e San Bartolomeo sono ancora qui, sotto i nostri occhi, ma non riusciamo a riconoscerne i segni e decifrare le indicazioni che ci permetterebbero di ritrovarle. Torna alla mente una frase di San Nilo che mai, come in questo caso, sembra concludere la nostra infruttuosa impresa, ma allo stesso tempo infondere speranza per il proseguimento nel corso dei prossimi anni di nuove e più approfondite esplorazioni e ricerche. Non basta gridare contro le tenebre, bisogna accendere una luce.